Buongiorno a tutti, gentili telespettatori di Toscana TV e Firenze TV, ben trovati a Refresh, la rassegna stampa, i titoli dei quotidiani edicola, le principali notizie del giorno. Buona giornata ad Andrea Vignolini, è venerdì 5 maggio 2023. Le notizie principali di oggi sono, sì, lo scontro Italia-Francia sui migranti, la troveremo ovviamente come apertura su tutte le prime pagine dei quotidiani, ma soprattutto la vittoria del Napoli che si aggiudica lo scudetto e il campionato di Serie A. Ovviamente vedremo la grande festa di Napoli, che ha avuto anche un risvolto tragico, infatti c'è un morto, un 26enne, che è stato colpito da spari di arma da fuoco. Bisogna capire se poi la circostanza era legata a festeggiamenti o meno, il motivo è ancora da chiarire. Ci sono anche altre 3 persone ferite, sempre da colpi di arma da fuoco. Però grandissima festa in tutta la città che è proseguita per tutta la notte, vedremo i tantissimi titoli, tantissime storie che troviamo oggi anche sui quotidiani locali di Napoli. Andiamo avanti con la prima pagina di oggi del Corriere della Sera, l'apertura: migranti, scontro Italia-Francia, come dicevamo è una delle notizie principali della giornata, le accuse a Roma incapaci, il ministro degli esteri Tajani cancella la visita, un'offesa inaccettabile, attacco di Darmanin, il ministro dell'interno, il PD replica, pensi ai suoi problemi, l'opposizione è compito nostro, nuovo scontro diplomatico dunque tra Italia e Francia, l'attacco questa volta arriva dal ministro dell'interno francese Darmanin, Meloni non sa gestire i problemi migratori sulla base dei quali era stata eletta. Parole inaccettabili, replica offeso il ministro degli esteri Tajani, che ha cancellato la visita a Parigi. Dura risposta anche dal PD. Pensi ai suoi problemi, faccia fare a noi l'opposizione. E poi a centropagina la festa del Napoli campione, scudetto dopo 33 anni, a Udine, la certezza matematica. 3 richiami in prima, gioie, lacrime, tutti in strada, il racconto della notte di festa. E poi De Laurentiis, la sfida vinta del presidente del Napoli, le scelte, le forze ostili. E poi la gioia trasversale, una comunità come con Diego. Però questa volta Maradona non c'è nel trionfo dello scudetto, Maradona è stato protagonista dei primi 2 scudetti del Napoli, questa volta ovviamente invece non c'è, ma rimane ovviamente sempre lì nella grande memoria collettiva dei napoletani. Tassi, la Banca Centrale Europea decide un altro mini rialzo, troppa inflazione, la mossa con le borse che chiudono in calo, però c'è questo nuovo rialzo dei tassi di 0,25 punti, la decisione è stata annunciata ieri dalla Presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde, che non ha smentito le previsioni, troppa inflazione, la motivazione e la previsione che la stretta non finirà con questo rialzo, le borse agitate reagiscono tutte in calo, a Wall Street crollano le azioni della banca PacWest e sulle banche locali americane c'è una nuova attenzione ovviamente del mercato. E poi la politica con ovviamente il caso, il sì alla norma RAI che prevede, lo ricordiamo, di far decadere tutti i presidenti delle fondazioni liriche che hanno più di 70 anni, decadrà così il presidente del San Carlo di Napoli, lì dovrebbe andare la D attuale di RAI Fuertes e quindi aprire di fatto la stagione delle nomine RAI. Intanto però su altre nomine, in particolare sui nuovi capi di Polizia e Guardia di Finanza, il governo è diviso. Andiamo avanti con la prima pagina di oggi del quotidiano La Repubblica, ovviamente i titoli e le notizie principali che leggiamo sull'edizione di oggi. Il titolo che ci porta ovviamente alle notizie del giorno, lo vediamo ovviamente velocemente, sempre sulla prima pagina del quotidiano La Repubblica, ci porta alla festa del Napoli. Vedete, Napoli campione, festa grande in città. Questo è il titolo, il terzo scudetto grazie al pareggio a Udine, il dramma degli spari, un morto e 3 feriti. All'interno di Repubblica c'è un dossier speciale con 8 pagine, l'esultanza dei 60.000 tifosi ieri al Maradona davanti ai maxi schermi ad assistere alla partita e poi la grande festa. Lo schiaffo di Parigi è l'altro titolo su Repubblica, il ministro Darmanin, Meloni incapace di risolvere i problemi migratori, insorge il governo sostenuto da PD e Movimento 5 Stelle, Tajani annulla la visita in Francia, dietro l'irritazione dell'Eliseo oppure l'incontro tra la Premier e il generale libico Haftar. Poi ancora sempre sulla prima pagina di Repubblica il richiamo ovviamente a quello che accade in Ucraina, Zelensky il giallo del lungo tour all'estero, questo scrive la Repubblica sulla prima pagina di oggi. Andiamo avanti ancora con le altre prime pagine, lo facciamo ovviamente con il quotidiano La Nazione e ovviamente le notizie principali del giorno che leggiamo sull'edizione di oggi. Ecco qua la prima, il titolo: Italia-Francia, ora è crisi diplomatica, scontro sui migranti, il ministro Darmanin, Meloni come Le Pen
Pen, tante promesse ma non è in grado di gestire il fenomeno, replica Tajani, offese inaccettabile e fa saltare la trasferta a Parigi. L'Eliseo tenta di ricucire ma stavolta anche il Quirinale è irritato. E poi Napoli in paradiso è il titolo della Nazione nella fotonotizia a centropagina, 33 anni dopo si ripete la storia ma senza Maradona esplode la festa Scudetto, è il riscatto di una città rinata, così la Nazione sulla prima pagina di oggi. Andiamo avanti anche con i titoli che troviamo sulla Nazione, però nel caso ovviamente in questo caso che riguardano l'Emilia Romagna, alluvione sottovalutata, il giorno delle polemiche, l'ira degli sfollati sui tempi dell'allerta e sulle opere in ritardo. Andiamo avanti anche con i titoli ovviamente degli altri quotidiani, lo facciamo con il Tirreno, l'edizione è quella di Firenze, Prato e Empoli, il titolo riguarda Firenze, incendi, furti e vetri spaccati in città, una notte da far west, è accaduto nella zona di San Jacopino, denunciato un uomo ritenuto l'autore del blitz. E poi a Prato, centri estivi, si parte, ecco le proposte per quanto riguarda il comune di Prato e i centri estivi. Andiamo avanti con il titolo del quotidiano Il Giornale, picchiano i migranti e ci fanno la morale, è il titolo, attacco shock di Parigi, Meloni incapace di gestire gli arrivi ma l'Eliseo continua con la repressione dei profughi, la politica è unita con Giorgia, congelato il bilaterale tra la Premier e Macron. Andiamo avanti con La Verità, il titolo di apertura, Parigi insulta ancora sui migranti, crisi diplomatica, Tajani annulla il viaggio in piazza. E poi ancora Il Tempo, vedete, francesi frignoni è il titolo di apertura, transalpini attaccano l'Italia e sulla gestione dei flussi Meloni incapace di risolvere, il ministro Darmanin si lamenta per i clandestini a Mentone, Tajani niente viaggio a Parigi, Salvini nessuna lezione da chi li respinge ma ospita assassini e terroristi. Il Sole 24 Ore, la Banca Centrale Europea rallenta ma non ferma la stretta, Stati Uniti nuovo tonfo delle banche regionali. E poi a centropagina Danimarca, il regno dell'eolico dove nascono le turbine dei record, questo è il titolo del Sole 24 Ore in edicola oggi. Un po' di titoli anche che arrivano ovviamente da Napoli, con cronache di Napoli, non c'è due senza tre, il Napoli conquista lo scudetto dopo 33 anni e poi il quotidiano Roma, che è un quotidiano ovviamente della città di Napoli, nonostante ovviamente il titolo che potrebbe essere fuorviante, però è così, e vedete Roma è nostro, è il titolo ovviamente con il Napoli che conquista il terzo scudetto. Tra poco la rassegna stampa sportiva, adesso invece è il momento di ripercorrere tutto quello che è accaduto il 5 maggio, grazie all'almanacco di oggi. Buona giornata con l'almanacco Barbanera. Oggi è il 5 maggio, si ricorda San Gottardo Vescovo. Il nome Gottardo deriva da un antico nome germanico reso in tedesco Gotthard, composto dalle radici Guda, Dio, e Herd, forte, coraggioso. Il suo significato è forte mediante Dio o guerriero di Dio. Dice il proverbio, maggio delle rose, gioia delle spose. Sono nati oggi Karl Marx, Tyrone Power, Serse Cosmi. Il 5 maggio 1821 muore Napoleone Bonaparte. Sull'onda dell'emozione per la notizia, Alessandro Manzoni scriverà la celebre ode Il 5 maggio, che ebbe una forte risonanza in tutta Europa e che fu tradotta in tedesco da Goethe. Il 5 maggio 1860 da Quarto di Genova parte la spedizione dei Mille al comando di Giuseppe Garibaldi. Infine il 5 maggio 1946 viene giocata la prima schedina Sisal, progenitore del Totocalcio. Ideato dal giornalista sportivo Massimo Della Pergola, due anni dopo il gioco passa sotto la gestione diretta del CONI. Konrad Adenauer ha detto, pare che certa gente abbia fatto la fila per tre volte quando il buon Dio ha distribuito la stupidità. Arrivederci da Barbanera dal 1762, l'almanacco più amato d'Italia. E adesso è il momento invece della rassegna stampa sportiva, partiamo dal titolo del Corriere dello Sport Stadio, Napoli campione, inchinatevi, 33 anni dopo uno scudetto che non ha eguali, vinto dalla squadra degli inavvicinabili, spiega il quotidiano il Corriere dello Sport Stadio. Andiamo anche sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport, vedete il titolo, Napoli in paradiso, il pari di Udine scatena la festa, scudetto dopo 33 anni, dopo Diego, delirio in città e al Maradona, De Laurentiis, ora la Champions. E poi
ovviamente la foto dei festeggiamenti in città, della festa strepitosa che ha riguardato Napoli. Festa strepitosa, andiamo su Repubblica Online, che però si porta anche un morto durante i festeggiamenti. Resta da chiarire se questo ragazzo di 26 anni, che è morto dopo essere stato raggiunto da dei colpi d'arma da fuoco, sia, diciamo così, morto per la festa oppure per un tentativo di rapina. È successo nella centralissima Corso Garibaldi, altre tre persone sono state ferite da colpi d'arma da fuoco. Questo è accaduto ovviamente durante la grande festa per la conquista del terzo scudetto da parte del Napoli. Ci fermiamo qua per dare lo spazio alla regia, prima però di avervi anche ricordato un'ultima ora che riguarda ovviamente la Toscana, perché a Livorno è la nave metaniera greca Marangas Kailomonos ha fatto ingresso stasera, ieri sera dopo le 23 come previsto, nel porto di Piombino. È andata ad affiancarsi al rigassificatore con primo carico di gas utile a collaudare il nuovo impianto. Le operazioni, ha spiegato la Guardia di Finanza che ha effettuato i controlli in mare con la Capitaneria, si sono svolte nella massima sicurezza e intorno alle 23.45 la manovra di affiancamento della nave gasiera al rigassificatore è terminata e dunque la prima nave gasiera è arrivata nel porto di Piombino per rifornire la nave Golar Tundra, che dovrà ovviamente poi immettere il gas nella rete. Quindi parte l'attività di fatto della nave rigassificatrice Golar Tundra a Piombino. Ci fermiamo per dare lo spazio alla regia, torniamo tra poco con ovviamente tutte le notizie di oggi su Toscana TV e Firenze TV con Refresh. Restate con noi. Esplorare nuovi territori, questa sono io. Il coraggio di raccogliere le sfide e cambiare le mie abitudini. Con Astra ho scelto una vita senza sprechi. Luce green da fonti rinnovabili, il calore naturale per la mia casa. E fibra per lavorare con le mie connessioni a distanza. Tutto questo si chiama scelta pura ed è per ognuno di noi. Cambiamo insieme. Ehi Astra, accendi la luce. Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale. Sono iscritto in Fiamma per essere consapevole dei miei diritti e farli valere. Perché la condivisione e l'unione di coscienze hanno un valore immenso. Perché il senso civico è al centro della nostra battaglia. Sono iscritto alla Fiamma perché mi piace stare dalla parte giusta. Perché insieme possiamo fare di più. Ho scelto la Fiamma per difendere i miei diritti e dare voce alle mie paure. Perché è lotta, resistenza e ostinatamente antifascista. Campagna di tesseramento Fiamma CGIL. Unisciti a noi. Fede, pronta per una nuova sfida? Prontissima. Vorrei mettere la pettorina a 4 cani in 1 minuto 52,98. Come il mio record. Via. Cobra, vieni. Uh-huh.
Vinci come me le sfide di ogni giorno con Sustainium Plus e la sua formula specifica a base di vitamine e complesso di amminoacidi. Sustainium Plus, dai energia alla tua energia. E dopo i 50 anni, Sustainium Plus a 50 più con Actiful e Menarini. Pronta per la prossima sfida? Ancora! Buongiorno a tutti, gentili telespettatori di Toscana TV e Firenze TV, ben trovati nuovamente a Refresh. È venerdì 5 maggio 2023, abbiamo letto assieme le prime pagine di oggi, incentrate da un lato sullo scontro Italia-Francia sui migranti, dall'altro sulla festa del Napoli e a Napoli per la conquista del terzo scudetto. Adesso è il momento di leggere assieme le principali notizie all'interno dei quotidiani con tutte le notizie dall'Italia, dal mondo, da Firenze e dalla Toscana. Partiamo subito da pagina 2 del Corriere della Sera con lo scontro Italia-Francia sui migranti. Migranti, Parigi attacca Meloni, l'ira di Tajani, il ministro degli esteri che annulla la visita. Il ministro francese dell'interno Darmanin spiega: Roma è incapace, il Partito Democratico precisa, l'opposizione la facciamo noi. Quindi anche al responsabile del dicastero dell'interno francese arriva la risposta del Partito Democratico. Quali sono stati però gli scontri precedenti sui migranti? Vedete, da giugno 2018 a febbraio 2023 ce ne sono stati tutta una serie tra Italia e Francia sulla gestione dei migranti, che hanno reso sempre difficile la gestione tra i due paesi sulla questione. E poi ancora all'interno del Corriere della Sera siamo a pagina 3, insulto volgare e gratuito al governo e all'Italia, pretendiamo delle scuse, spiega Tajani, noto imbarazzo ma serve una condanna. La telefonata a Catherine Colonna mi ha chiamato due volte per dirmi che era dispiaciuta, è stata molto cordiale ma non racconto le telefonate private. Il comunicato non è sufficiente perché non ci sono le scuse, ma da parte francese si nota il dispiacere e l'imbarazzo per l'accaduto. L'offesa ha offeso tutti gli italiani, oltre al governo e alla Presidente del Consiglio, fra l'altro ci ha accostato all'estrema destra. Incredibile, questo spiega il quotidiano, il Corriere della Sera. Peraltro, vedete, il punto principale, lo ricordiamo, che quali sono state le parole che hanno scatenato tutto questo. Gérald Darmanin ha spiegato, ministro dell'interno francese, la signora Meloni, a capo di un governo di estrema destra, scelto dagli amici della signora Le Pen, è incapace di risolvere i problemi migratori sui quali è stata eletta. Meloni è come Le Pen, si fa eleggere dicendo vedrete e poi quel che vediamo è che l'immigrazione non si ferma, anzi si amplifica. Ma il Partito Democratico ha risposto dicendo l'opposizione in Italia la facciamo noi, quindi questo il punto. Anche da parte del PD c'è stata una risposta molto chiara e precisa su queste parole. La stretta sugli sbarchi ora è legge sia il decreto in via definitiva, il decreto Cutro con una correzione, e Meloni incontra per due ore Haftar, vertice sui flussi dalla Libia. Dal PD un ordine del giorno contro le intese con Tripoli, ma tre esponenti dei democratici escono dall'aula. Intanto si spiega perché gli arrivi e i confini creano tensioni tra i due paesi, da dove nasce il contrasto tra Francia e Italia? Domande utili a capire anche per i nostri telespettatori. Come spiega il Corriere della Sera, il nodo è legato alla gestione del confine tra i due paesi. Il governo francese lamenta che su di esso si riverbera l'aumento degli sbarchi registrati in Italia. A fine aprile scorso la premier Elisabeth Borne ha annunciato l'invio di 150 poliziotti supplementari a Ventimiglia e in generale sulla frontiera delle Alpi Marittime per far fronte all'aumento della pressione migratoria alle frontiere italiane. Da settimane anche maggiori quotidiani francesi registrano un allarme per l'aumento degli sbarchi dei migranti provenienti dal Nord Africa, spinti dalla crisi in Tunisia. L'aumento di arrivi in Italia, quali sono i numeri del Viminale? Il rapporto del Ministero dell'Interno, che riporta i dati degli sbarchi aggiornati ogni giorno, fa segnare un incremento notevole degli sbarchi sulle coste italiane, quasi il quadruplo di un anno fa. Tra il 1 gennaio e il 4 maggio del 2021 erano stati 10.616, nello stesso periodo del 2022 gli arrivi registrati erano stati 11.226. Negli ultimi quattro mesi il cruscotto del Viminale registra 42.405 arrivi, quattro volte tanto praticamente. Andiamo a pagina 10 del Corriere della Sera con l'economia. Cosa succede intanto sul fronte economico? Perché la Banca Centrale Europea prevede un rialzo dei tassi dello 0,5%, parla la Presidente Lagarde, la stretta non finisce qui, non possiamo alleviare i rincari dei mutui. Al Wall Street crolla intanto la banca americana PacWest, che è una banca locale.
che cosa cambia con l'aumento di 0,25 punti dei tassi di interesse? Il caro rata per 180.000 euro scatta un aumento di 500 euro, l'aumento deciso dalla BCE potrebbe far salire il costo dei mutui a tasso variabile, mentre non avrà conseguenze su tassi fissi, presumibilmente sui mutui di nuova stipula. In realtà l'Euribor, il tasso base per il calcolo dei finanziamenti indicizzati, non ha assorbito ancora tutto l'aumento deciso a marzo dalla BCE. L'Euribor è a tre mesi si è fermato a 15 centesimi sotto e non è detto che salirà a quel livello. Poi i finanziamenti, invece, investimenti e consumi, adesso è più difficile ottenere un prestito. E infine i titoli di Stato sui rendimenti dei BTP, l'effetto dei minori acquisti, e questo può essere un altro aspetto principale che riguarda ovviamente anche il rendimento del nostro debito. Siamo alla politica, a pagina 13, Piemonte, il caso Laus agita il Partito Democratico. L'indagine su Mario Laus, 56 anni, deputato del PD, finito nel mirino della Procura di Torino, e i PM indagano per capire se abbia utilizzato le sovvenzioni pubbliche alla cooperativa Rear che aveva presieduto per finanziare la sua attività politica. Questa è la questione per cui ovviamente Mario Laus è finito nel mirino della Procura. Poi una notizia che leggiamo a pagina 17 del quotidiano Il Corriere della Sera riguarda un retroscena che svela Francesco Verderami. Scorte esaurite, senza munizioni, il livello di sicurezza è inadeguato. Roma chiede aiuto a Washington, ma c'è la fila. Cosa succede? Sul mercato scarseggiano esplosivi e polvere da sparo. Il problema assume un rilievo di sicurezza nazionale, perché le forze armate soffrono di uno scarso livello di munizionamento che le mette in seria difficoltà. Questa è una storia che parte da lontano. Nell'ultimo decennio in Italia, a fronte di un drastico calo della domanda, sono scomparsi 2/3 delle aziende produttrici. Le moderne tattiche di guerra avevano modificato le esigenze militari e per ragioni di costi si preferiva acquistare all'estero, ma quando serviva. Ma con l'invasione dell'Ucraina si è tornati ai conflitti novecenteschi, costringendo tutti i paesi a una corsa affannosa per aumentare le riserve. Appunto, l'Italia sta chiedendo aiuto agli Stati Uniti, ma gli Stati Uniti devono soddisfare moltissima domanda. Non a caso il ministro Crosetto sottolinea che le esigenze di difesa nazionale impongono la disponibilità di scorte adeguate. A marzo, nel corso di un question time alla Camera, il rappresentante dell'esecutivo aveva spiegato che bisogna ripristinare il materiale concesso a Kiev con i 5 decreti del precedente governo. E dinanzi alle critiche dei neopacifisti grillini, non solo aveva ricordato che gli aiuti all'Ucraina sono stati votati anche da voi, ma aveva aggiunto che l'impegno di arrivare al 2% del PIL in favore della difesa è un obiettivo confermato dall'allora Presidente del Consiglio Conte in sede nazionale nel 2018 e nel 2019. Andiamo avanti ancora con le notizie di cronaca, siamo a pagina 20, l'Emilia Romagna è stato d'emergenza, sfollati, agricoltura in ginocchio, dal Consiglio dei Ministri 10 milioni subito per le aree colpite, si contano i danni, Coldiretti parla dei frutteti devastati, quello che è accaduto è sicuramente un dato interessante, ci sono 300 evacuati a Imola in provincia di Bologna, 300 le persone che hanno dovuto lasciare le proprie case, vedete le immagini che riporta Il Corriere della Sera. C'è poi questa notizia che arriva da Cosenza, dove si è sfiorata la strage perché è crollato un viadotto chiuso 2 ore prima, era stato costruito 9 anni fa, l'allarme del sindaco lo scorso 4 aprile. Andiamo avanti sempre con i titoli poi all'interno del Corriere della Sera, con il Napoli campione, la grande bellezza, il Maradona esplode, il golfo si illumina a giorno, la città balla e canta il suo amore per la squadra, mentre Paolo Sorrentino filma tutto quanto, dalla rivoluzione d'estate alle contestazioni, al trionfo di un gruppo che ha dato spettacolo, il capolavoro di Spalletti e De Laurenti. Se domani speciale anche del Corriere della Sera. E poi vedete De Laurentiis vincere nonostante le forze ostili. La stagione è nata con la contestazione della tifoseria, per nulla soddisfatta dell'ultimo mercato della società. Il marchio veramente importante dell'Italia è questa città, ma gli italiani non l'hanno mai capito, anzi l'ha capito solo Garibaldi quando le scippò ogni ricchezza. E poi il trucco dello zio Dino, racconta De Laurentiis, mio zio Dino partì per gli Stati Uniti da Napoli su un peschereccio con Steno, soldati e longanesi, riempivano le bottiglie di gazzosa dei militari americani e le vendevano a $1 con la scritta acqua della grotta azzurra. Andiamo avanti ancora con i titoli del giorno, lo facciamo con il quotidiano La Repubblica, ovviamente le pagine interne, il titolo che riguarda appunto lo scontro tra Italia e Francia, siamo a pagina 4, e dicevamo lo scontro, come spiegava Il Corriere della Sera, è soprattutto incentrato su quello che accade lungo il confine delle Alpi Marittime, ma anche a Ventimiglia. Vedete il racconto di Matteo Macor, polveriera a Ventimiglia, Parigi mostra i muscoli, ma stanotte passiamo. Decine blindati al confine e la gendarmerie ferma le auto italiane. Qui vengono respinte 20.000 persone all'anno, molti sono minori, spiega il
Quotidiano e Corriere della Sera. E oggi alla Spezia è attesa la Geo Barents con 336 naufraghi e 80 bambini, quindi arriva un'altra nave, in questo caso però nel porto della Spezia, continua ovviamente ad arrivare nei porti del Mar Tirreno del Nord le navi di Emergency. Poi siamo a pagina 6, la lite del governo per i veti incrociati, saltano le nomine di Polizia e Finanza, passa la norma per Fuertes, scontro tra Mantovano e Giorgetti sul nome del successore di Zafarana alla Guardia di Finanza, la promozione di De Gennaro è congelata, fallisce la mediazione di Crosetto, ora si cerca un terzo nome per sostituire l'attuale comandante che passa all'ENI. Siamo poi alla pagina degli spettacoli, a pagina 32, con una delle artiste che in questo momento è decisamente più affermata in Italia, ovvero Annalisa. Mi pongo domande, non limiti, tutti sperimentano anche solo con l'immaginazione. Vorrei un mondo gentile, un duetto con Mina, ora finalmente mi vedo. Vengo da un mondo lontano dalla TV, più underground, adesso ho trovato la mia sintesi. Sono cantatrice, scrivo, compongo e canto canzoni che fanno divertire ma non spensierate, così Annalisa, intervistata oggi da Repubblica. E poi siamo all'interno ovviamente delle pagine sportive, con, vedete, il trionfo del Napoli. Napoli, la città della gioia, è il titolo di Repubblica. Ore 22:37, esplode la festa per uno scudetto dopo 33 anni, De Laurentiis alla folla, ora la Champions, ma gli spari causano un morto e diversi feriti. Come abbiamo letto, appunto, c'è un ragazzo di 26 anni che è rimasto vittima di spari di arma da fuoco, tre persone ferite. Bisogna capire se questo episodio è legato o meno alla festa, sicuramente ovviamente si è svolto durante la festa, perché è accaduto nel centralissimo Corso Garibaldi. Poi scontri durante l'invasione di campo a fine match, il gol di Osimhen scaccia i fantasmi, poi il panico ultra, quello che è accaduto invece a Udine. Siamo ancora all'interno del quotidiano Repubblica, Spalletti piange, cita LeBron, quattro parole, Napoli è per te, Osimhen, Balli e Cori, il rientro è top secret, domenica nuova festa al Maradona con i tifosi, e domenica il Napoli affronterà la Fiorentina al Maradona durante ovviamente la festa scudetto. Poi due interviste, da un lato l'artista Nino D'Angelo che dice tanti piccoli eroi, scelgo Di Lorenzo, che peraltro è toscano, è lo scudetto dei giovani, i figli hanno preso Napoli per mano e l'hanno fatta crescere. E poi il sindaco Gaetano Manfredi, la città volta pagina e guarda al mondo, cosa significa ovviamente per una città vincere lo scudetto, la vittoria cambia la narrazione di Napoli, lontano dai pregiudizi del resto d'Italia, spiega il sindaco Manfredi. Parla ovviamente anche, poi c'è un ritratto di Matteo Pinci e di Luciano Spalletti, il generale è fuori dal suo labirinto, così ha unito vittorie e spettacolo. E poi De Laurentiis con la Hollywood napoletana, De Laurentiis regista del suo film più bello, focoso e abile politico, nei 19 anni alla guida ha speso meno di tutti ottenendo il massimo, questo spiega il quotidiano La Repubblica, dando un dato molto interessante, ovvero che non si è dissanguato De Laurentiis per vincere, semplicemente ha speso bene, questo è il punto che spiega in modo magistrale La Repubblica. Siamo a pagina 2 invece della Nazione, con quello che è accaduto in Emilia Romagna, l'alluvione, e quello che adesso bisogna ovviamente prevedere per ricostruire, l'allerta ai lavori mai fatti, sfollati sul piede di guerra, sulle opere troppi ritardi, la regione, accuse ingiuste, i cittadini, allerta tardiva, l'agenzia meteo, la protezione civile aveva informato, l'attacco di Legambiente e la conta dei danni, il Consiglio dei Ministri intanto ha stanziato 10 milioni, ma vedete, i vigili del fuoco soccorrono gli abitanti a Faenza dopo l'esondazione del Lamone, questa è la foto ovviamente che troviamo sul quotidiano La Nazione. E poi c'è questa notizia a Modena, gli animali danneggiano le protezioni dei fiumi, ma a Modena polemica dopo la crociata degli animalisti, perché i PM indagano sulla nutria uccisa, non sui danni ovviamente per le tane negli argini, ma sulle nutrie che vengono uccise e non sul danno ovviamente al corso d'acqua. Siamo a pagina 9, l'economia, la pasta è sempre più salata, il grano scende, gli spaghetti no, interviene la commissione prezzi, i rincari arrivano al 17% nonostante la diminuzione dei costi di materie prime ed energia elettrica, attorno al tavolo amministratori locali, autorità, associazioni di categoria e rappresentanti dei consumatori, così La Nazione a proposito ovviamente dei prezzi.
prezzi che crescono per quanto riguarda la pasta. Siamo a pagina 15, i nodi della sanità, sempre meno pediatri e allarme, seguono fino a 1000 bambini a testa. Il report di Gimbe, in 3 anni diminuiti del 5,5%, ne servono almeno 840, il limite degli assistiti per legge è 800, Carta Bellotta, presidente della fondazione, aumentare l'età pensionabile dei medici non risolve nulla. Poi siamo ovviamente a pagina 17, spedizione punitiva, martellate in testa fra le baby gang, la faida di Chinatown. Siamo a Prato, la lotta fra due bande di giovanissimi tra i 14 e i 17 anni, la disperazione della madre di un ragazzo gravemente ferito, poteva morire, l'hanno operato alla testa, ha una placca sul cranio, questo spiega La Nazione. E poi siamo a pagina 18 della Nazione, il dialogo dell'amore, Giulio ha solo 10 anni e parla con bergoglio senza usare le parole. Un bambino con problemi di comunicazione scrive al Papa utilizzando simboli e disegni e riceve un messaggio di ringraziamento. Pregherò per te, la mamma, per lui è un'emozione incredibile. Poi siamo alla sanità, il profondo rosso, la Corte dei Conti, no allo stop assunzioni per contenere i costi. I rilievi della sezione regionale della magistratura contabile sui bilanci delle aziende sanitarie e ospedaliere universitarie, perdite rilevanti non solo per il Covid, serve una gestione più attenta, spiega il quotidiano La Nazione. E poi siamo ovviamente all'edizione di Firenze della Nazione con invece quello che è accaduto ieri, in particolare la rabbia sui binari, deraglia un treno a Santa Maria Novella, terzo incidente in un mese, l'assessore ai trasporti Baccelli, vogliamo chiarezza, ritardi e passeggeri furiosi. All'interno poi la cronaca con il titolo principale, fece a pezzi suoceri, 30 anni il verdetto della Corte d'Assise, Elona Calescia è stata condannata per l'omicidio dei coniugi albanesi, Spetti e Matteo Tapascio ritrovati nelle valigie in un campo a Sollicciano 5 anni dopo la loro scomparsa. Vi ricorderete ovviamente quell'episodio di cronaca delle valigie ritrovate con i corpi all'interno. Poi la notte da incubo, spaccate, auto razziate e gli incendi di Cassonetti, il grido di San Jacopino. Siamo all'interno invece del quotidiano La Nazione, a pagina 5, il nodo trasporti, vedete treni, traffico in tilt, un altro deragliamento, la furia dell'assessore, è l'ora di dire basta, il terzo incidente in meno di 20 giorni paralizza la circolazione, Baccelli, scrivo agli amministratori delegati di RFI e Trenitalia, devono correre ai ripari perché questi fatti non si verifichino più. C'è in gioco la sicurezza delle linee su cui si spostano ogni giorno migliaia di cittadini. E poi dalla suora al tifoso, le storie di chi aspetta, i convogli in ritardo e ovviamente i disagi dei viaggiatori, questo spiega il quotidiano La Nazione facendo riferimento ovviamente alla giornata di ieri. La Nazione a pagina 7 oggi propone una giornata con la Rider, il nostro viaggio con la Rider, pedalo senza sosta per pochi soldi e se rifiuto mi arriva un richiamo. Le voci di Riccardo e Bruna, due giovani corrieri che aderiranno allo sciopero di categoria di sabato, troppi chilometri, paghe non proporzionate e notifiche disciplinari, se non accetto consegne lontane. 7 euro lordi all'ora per 40 chilometri in un giorno non sono un bell'incentivo. Durante il turno c'è il pericolo di cadere, la colpa dei pedoni sulla carreggiata ma anche dei motorini. E poi a pagina 8 la condanna a 30 anni, Calescia ha ucciso i suoceri, non serve la prova regina. Dopo quasi 7 ore di camera di consiglio, la Corte d'Assise emette il suo verdetto, la procura delitto ricostruito anche senza la scienza, le reazioni dei Pascio in aula. Siamo anche all'interno del quotidiano Nazione, a pagina 10, problemi ambientali, dopo l'alluvione in Emilia Romagna, l'avviso del meteorologo Gozzini, direttore di Lamma Meteo, che spiega i motivi dei fenomeni estremi, in Toscana la situazione è diversa, ma la siccità aumenta il pericolo e spiega il rischio zero non esiste, il suolo diventa secco e impermeabile e non riesce ad assorbire l'acqua che naturalmente scivola via. E proprio sul tema cosa rischia la Toscana, visto che quello che è accaduto in Emilia Romagna, abbiamo sentito come redazione di Toscana TG Marco Bottino, presidente di Ambi, ovviamente l'associazione che riunisce i consorzi di bonifica. Su questo ci vediamo il servizio di Toscana TG che è il numero 4, regia. Il bacino idrografico nasce in Toscana e finisce in Emilia, ma lì il tema vero è che è piovuto moltissimo nelle zone intermedie, cioè perché il Senio non è esondato a Palazzolo sul Senio, pur essendo con un alveo più ristretto, perché è piovuto tantissimo nelle zone romagnole di quel bacino idrografico. I cambiamenti climatici non rispettano certo i confini istituzionali e se stavolta per un puro caso meteorologico l'alluvione in Emilia-Romagna non ha coinvolto anche la Toscana,
quanto avvenuto pone un problema organizzativo che rischia di fare da tappo in situazioni già di per sé emergenziali. La manutenzione dei corsi d'acqua in Emilia è spezzettata tra molti enti, dai consorzi ai comuni alla regione. La Toscana è invece l'unica regione in Italia in cui i consorzi di bonifica sono responsabili di tutto il reticolo idraulico loro assegnato. Che cosa vuol dire questo? Che i consorzi in Toscana mantengono con il famoso tributo di bonifica più i contributi regionali tutto il reticolo. Lei pensi al paradosso che le zone che dicevo prima, Marradi, Firenzuola, Palazzuolo, sono gestite da un consorzio di bonifica interregionale, due sistemi diversi, due approcci diversi, due tipi di manutenzione diversi. Ma come sanno anche i bambini, grazie al noto fumetto, da grandi poteri derivano grandi responsabilità e quella della manutenzione totale del reticolo è molto grande, anche se il problema è complesso e si porta dietro gli errori di urbanizzazione del passato. Stiamo lentamente mettendo attenzione su tutto, avendo mitigato e diminuito il rischio idraulico in quasi tutto i comprensori della nostra regione. Naturalmente le maggiori difficoltà le avremmo nelle zone più densamente urbanizzate, penso per esempio alla Piana Pistoiese, dove abbiamo fatto un gigantesco lavoro di prevenzione e manutenzione, ma dove ancora ovviamente si sta lavorando. Ci sono zone in cui è impossibile riuscire a fare quello che sarebbe necessario per risolvere i problemi, perché chiaramente significherebbe abbattere intere zone artigianali o industriali. Non credo per esempio che a massa riusciremo mai a risolvere il problema degli insediamenti abitativi industriali e artigianali che sono lungo il corso del Carrione. Non credo che a Ulla si possa spostare la città per evitare le alluvioni come sono successe in passato. Credo che si possa mitigare lavorando molto, ma questo deve essere, come posso dire, chiaro a tutti, che noi ci muoviamo e lavoriamo nonostante gli errori del passato. Andiamo avanti con i titoli di oggi, lo facciamo con la Repubblica di Firenze, l'apertura, un altro treno esce dai binari, ritardi, cancellazioni e rabbia. Terzo caso in poco più di due settimane, la regione non sono più episodi isolati, questo è il titolo. E poi quello che è accaduto a San Jacopino, furti a raffica e auto in fiamme, l'esasperazione di San Jacopino. E ancora il nuovo allestimento a Prato, il centro Pecci svela i suoi tesori nelle stanze dell'arte eccentrica. Andiamo all'interno del quotidiano Repubblica di Firenze, un altro treno fuori dai binari, le ferrovie in tilt. L'incidente poco dopo mezzogiorno appena fuori Santa Maria Novella, nessun ferito, convogli cancellati e altri con ritardi di due ore. Poi nel taglio basso, attese e disagi per i viaggiatori, partite da Campo Marte, tra le code ai taxi e qualche corsa regionale cancellata, storia di un pomeriggio difficile, la storia ce l'ha raccontato Antonio Paluma. Poi le reazioni politiche della regione, fate chiarezza, non sono più episodi isolati, la preoccupazione dei sindacati, troppi incidenti negli ultimi mesi, vogliamo discutere degli interventi da attuare. Dunque, prima reazione è quella della regione, perché questi episodi stanno diventando davvero troppi, non possono far altro che richiedere che si faccia chiarezza sull'accaduto e ovviamente questo è il punto dell'assessore Baccelli, che scriverà agli amministratori di RFI e Trenitalia, perché non si può più parlare di episodi isolati. Penso a ciò che è accaduto a Viareggio nel febbraio scorso, ci fu un principio dicendo su un treno carico di gas GPL. La seconda è quella dei sindacati Filt CGL, Filt CISL, Will Trasporti, che già due settimane fa, dopo il deragliamento del treno merci a Firenze Castello che aveva paralizzato il paese, avevano scritto a RFI chiedendo rassicurazioni e un incontro che finora non c'è stato, questo spiegano i rappresentanti sindacali. E poi siamo al tema che riguarda la cronaca, pagina 6, con l'intelligenza artificiale siamo arrivati al superconduttore. Lo studio di un team di docenti, di uno studente dell'Università di Firenze, intanto a Pisa i professori Manzini e Ferragina ricevono uno dei più importanti riconoscimenti mondiali per l'invenzione dell'FM Index. L'algoritmo ha identificato quali sono gli atomi utili al nuovo materiale. Comunque questo è un tema molto interessante che riguarda ovviamente anche l'applicazione dell'intelligenza artificiale. Un'altra notizia curiosa riguarda la Gioconda di Leonardo da Vinci, perché a Laterina ci sarebbe il ponte, a Laterina c'è il ponte che fa da sfondo alla Gioconda. È vicino a Laterina, in provincia di Arezzo, il ponte dipinto da Leonardo da Vinci alle spalle della Gioconda. A rivelare
ricreare il luogo che fa da sfondo a uno dei ritratti più celebri del mondo è una ricerca coordinata dallo storico Silvano Vinceti, già in passato autore di altre importanti scoperte sul quadro. Stavolta non sembrano esserci dubbi, stando a Vinceti e al gruppo di ricerca sulla Gioconda, il ponte alle spalle della Monna Lisa lo si nota sulla destra, altri non sarebbe che il ponte Romito di Laterina. Poi siamo nel taglio basso con la riforma, secondo Nardella, la riforma del commercio, stop alla deregulation, servono regole nazionali e alle città il potere di stabilire le tipologie merceologiche. Su questo Nardella chiede ovviamente una vera e propria deregulation sul commercio, proprio per diciamo così, evitare che soprattutto nel centro storico di Firenze si aprano solo e soltanto alcune tipologie di esercizi commerciali o ovviamente pubblici esercizi. Andiamo avanti con i titoli che riguardano Firenze e la Toscana, lo facciamo con il Corriere Fiorentino, l'apertura: treni, il terzo incidente in 17 giorni, un regionale senza passeggeri esce dai binari a Romito, pesanti ritardi, stazione del caos, oggi il sopralluogo dell'Agenzia per la Sicurezza, concomitanze da chiarire, Giani, lo Stato deve investire sulla manutenzione. E poi il rigassificatore via i primi test, come abbiamo letto è arrivata anche la nave che ha portato ovviamente la prima nave metaniera che consentirà alla Golar Tundra ad effettuare i primi test, è arrivata ieri sera alle 23 nel golfo del porto di Piombino e poi ovviamente c'è anche il cortocircuito dei permessi. Il ministro dell'ambiente Gilberto Pichetto Fratin e il commissario straordinario Eugenio Giani daranno il benvenuto alla prima nave metaniera, anche se mancano ancora dei documenti. Poi siamo alla cronaca: Elona, 30 anni di carcere, prima uccise i suoceri, poi fece a pezzi i corpi, 30 anni di reclusione è la pena inflitta dalla Corte d'Assise di Firenze a Elona Kalesha, la 39enne di origine albanese, accusata di aver ucciso i genitori dell'ex fidanzato Teuta e Spetin Pascio, scomparsi nel novembre del 2015. È una notizia di cronaca che ripercorriamo grazie ovviamente al lavoro di Toscana TG, il servizio è il numero 5, regia, grazie. In nome del popolo italiano, la Corte d'Assise di Firenze, visti gli articoli 533 e 535 del codice di procedura, dichiara Kalesha Roma colpevole dei reati a lei ascritti. È stata condannata a 30 anni di reclusione Elona Kalesha, unica imputata per l'omicidio dei coniugi Pascio, scomparsi nel novembre del 2015 e i cui cadaveri, fatti a pezzi, vennero ritrovati nel dicembre 2020 all'interno di quattro valigie lasciate in un campo tra la Fipili e il carcere di Sollicciano. La sentenza è arrivata questo pomeriggio dopo ore di camera di consiglio. Non lascia trapelare emozioni Elona. In aula anche Taulant Pascio, suo ex fidanzato e figlio di Spetim e Teuta Pascio, insieme alle sorelle Vittoria e Dorina. La Corte ha riconosciuto in toto le buone ragioni della Procura che si erano stagliate sul quadro investigativo fin dall'inizio. Siamo soddisfatti e ci attendevamo anche questa pena, quindi siamo del tutto in linea con la decisione della Corte d'Assise di Firenze. Un processo indiziario che ha tenuto con il fiato sospeso l'opinione pubblica. La Procura, pochi giorni dal ritrovamento dei cadaveri, aveva già stretto il cerchio sul fronte familiare. I coniugi erano arrivati in Italia dall'Albania per rivedere il figlio Taulant in occasione della sua uscita dal carcere, prevista per il 2 novembre. Alloggiavano in un appartamento preso in affitto per loro da Elona in via Felice Fontana, dove secondo la Procura si sarebbe consumato il delitto. Elona, pochi giorni prima della scomparsa di Spetim e Teuta, si era recata all'ospedale di Careggi per interrompere una gravidanza. Taulant all'epoca era il suo fidanzato ed ha sempre negato che quel figlio fosse suo. Sullo sfondo del giallo delle valigie c'è anche una grossa somma di denaro, soldi che sarebbero stati affidati ai coniugi assassinati e che nessuno ha mai più trovato. Tra 90 giorni sono attese le motivazioni della sentenza. Restiamo sulla prima pagina del Corriere Fiorentino con ovviamente, vedete, alla società canottieri il debutto della direttrice creativa Camille Miceli, la sfilata di Pucci in Riva all'Arno con la sua storia. L'arrivo, vedete, nella foto della prima modella con un abito con le inconfondibili stampe Pucci. Andiamo avanti con i titoli che riguardano ovviamente
In Corriere Fiorentino all'interno siamo su Viale Redi, dove i residenti si stanno mobilitando per impedire il taglio degli alberi. Viale Redi, il terzo round finisce con un altro rinvio, ma il comune va avanti, i pini sono da abbattere, ancora una notte di presidio, i boscaioli non si presentano, tra oggi e domani nuovo tentativo, le radici sono pericolose, i manifestanti potrebbero esserci dei nidi e le nuove piante ci metteranno decenni per crescere. E poi vedete l'agronomo, il professore a capo della protesta, perché si possono tagliare, perché no, il presidente dell'ordine Trivisonno e lo storico difensore degli alberi Bencivenni. Alessandro Trivisonno è uno studioso delle alberature urbane, è presidente dell'ordine degli agronomi e dei forestali della provincia di Firenze, Mario Bencivenni è vicepresidente di Italia Nostra e storico dei giardini urbani, questo è lo scontro ovviamente sugli alberi di Viale Redi. Siamo all'interno ovviamente del quotidiano Il Corriere Fiorentino con questa notizia che leggiamo con interesse, perché Sunia e Progetto Firenze aprono l'ufficio anti-affitti turistici, servono leggi ad hoc. Il condominio non è un albergo, nasce lo sportello per i residenti. Sunia e il Sindacato Unitario Nazionale Inquilini Assegnatari, in collaborazione con Progetto Firenze, ha creato un servizio che sarà attivo dalle prossime settimane in via delle Porte Nuove 15A. Dopo essersi prenotati via telefono o mail, chiunque potrà segnalare difficoltà e costi occulti legati alla presenza di attività ricettive nei condomini. E questo diventa un servizio molto interessante, perché ricordiamo che a Firenze ci sono condomini dove praticamente è rimasto un residente mentre tutti gli appartamenti sono in affitto. E poi siamo a pagina 9 invece con gli anziani di Gavinana in coda, spiega il Corriere Fiorentino, per il pacco del cibo del circolo. Ieri mattina almeno 130 hanno chiesto aiuto a Vie Nuove stranieri e italiani. 10 anni fa qui c'era un servizio mensa che poi è cambiato come i suoi utenti. I volontari vengono sia giovani che anziani, arrivano a piedi e se ne vanno a testa bassa per pudore. All'inizio sono ancora però gli stranieri i principali fruitori, ma gli anziani e le famiglie italiane del quartiere sono sempre di più, spiegano ovviamente dal circolo delle Vie Nuove, che oltre a essere un riferimento politico è anche un riferimento sociale e solidale del quartiere. Ci fermiamo per dare lo spazio alla regia, torniamo tra poco con Refresh e con tutte le notizie di oggi che arrivano dalla Toscana. Restate con noi su Toscana TV e Firenze TV. Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Il traffico si sta intensificando su strade e autostrade della Toscana. Possibili disagi in A1 tra Calenzano e Via 1 Variante verso nord, in A11 tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola e tra Prato Ovest e il Bivio con l'A1, tutto verso Firenze. In Fipiri tra la Strassigna e Firenze Scandicci, ancora una volta verso il capoluogo. Uno sguardo al traffico urbano di Firenze. Domani 6 maggio in orario 9:17 è in programma un intervento di asfaltatura in via Sestese in corrispondenza dell'incrocio semaforizzato con via della Crocetta. L'intervento è articolato in 3 fasi. Ulteriori dettagli e provvedimenti di mobilità sui nostri canali social. Prima di salutarci per il traffico aereo, il volo Firenze-Catania delle 7:35, al momento segnalato in partenza con 2 ore circa di ritardo, alle 9:25. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio. Come stai tu 7:30? Lisee? Il modello Redditi? Tutto complicato? Ti viene l'ansia? Rilassati! Al CAF della CSM Partners a Prato e a Firenze curiamo l'ansia da dichiarazione dei redditi. Al CAF della CSI troverai personale esperto per ogni tua esigenza nel fiscale, ai prezzi più bassi del mercato. Modello 730 da 33 euro senza obbligo di iscrizione. Per i nuovi clienti sconto del 15%. CSI Partners. Curiamo l'ansia da dichiarazione dei redditi. Nelle strutture sanitarie odontoiatriche Iris eseguiamo cure per salvare i denti o, se troppo tardi, sostituirli con l'implantologia osteointegrata. Grazie alla pluriennale esperienza del dottor Cesare Paoleschi in chirurgia dentale effettuiamo riabilitazioni di gravi atrofie con le più sofisticate tecniche chirurgiche come gli impianti zigomatici. I centri Iris sono in Toscana e Liguria. Crescita, accoglienza e valorizzazione delle capacità di ognuno.
le parole d'ordine che ogni giorno guidano la nostra passione, perché fare del bene è la vera felicità di cui il cuore umano può godere. Aiutaci ad aiutare. Dona anche tu il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Opera Santa Rita. Estra sostiene le start-up del mondo digital and energy. La Multiutility ha infatti lanciato con Nana Bianca e Startup Italia la quarta edizione di E-Cube, il progetto che valorizza giovani imprese digitali ed energetiche. Anche Estra Concentria, società di distribuzione del gruppo, è partner del progetto Smart Hydrogrid per l'uso dell'idrogeno nell'integrazione delle reti elettriche e gas, che prevede un impianto pilota ad Arezzo. Lavori in corso per la metanizzazione del capoluogo del comune aretino di Civitella in Valdichiana. Centria, società di Estra, sta realizzando oltre 4 km di rete che serviranno ad allacciare 100 utenze. Più di 1600 classi partecipano a Scuole Viaggianti, il progetto ambientale di Estra per studenti di scuole dell'infanzia, elementari e medie di 5 regioni: Abruzzo, Marche, Molise, Toscana e Umbria. Eccoci qua, gentili telespettatori di Toscana TV e Firenze TV con Refresh. Buona giornata a tutti da Andrea Vignolini. È venerdì 5 maggio 2023. Stiamo leggendo i titoli della rassegna stampa locale. Eravamo rimasti su Corriere Fiorentino. Riprendiamo da pagina 8 del Corriere Fiorentino con le notizie che arrivano dalla regione e parliamo del rigassificatore del Piombino, perché questa notte, ieri notte, intorno alle 23 è arrivata la prima nave metaniera che ha rifornito ovviamente la Golar Tundra, e oggi il ministro Pichetto Fratin e Gianni saranno all'avvio delle operazioni. Rigassificatore al via i primi test, il cortocircuito dei permessi, la metaniera rifornirà a Golar Tundra, ma mancano ancora gli ultimi documenti. E su questa vicenda del rigassificatore segnalo gli ex governatori, l'affondo di Rossi e Vannino Chiti, governatori ovviamente prima di Gianni della Regione Toscana, città beffata due volte, anzi tre. Quando penso alla vicenda di Piombino mi cadono le braccia. La gestione della nave rigassificatrice, ormai arrivata nel porto di Piombino, è stata criticata da Enrico Rossi e anche da Vannino Chiti, come lui, ex governatore. Ieri erano entrambi presenti nella sede Arci di Piazza dei Ciompi per la presentazione del libro di Fabio Baldassarri, che della città portuale è stato sindaco. Piombino, Napoli, Bagnoli, storia di acciaierie dismesse e di un rigassificatore insostenibile. L'investimento di 200 milioni che avevamo fatto per il porto di Piombino, ha ricordato Rossi, non l'abbiamo fatto per un rigassificatore, ma per favorire la siderurgia e attrarre investimenti sul porto stesso. Ricordo che c'era Fincantieri interessata e altre ipotesi di cui non mi sono più occupato perché è cessato il mio mandato. È andata male, e quando ho letto che dopo il Covid, che anziché puntare sulla ripresa della battaglia per aprire la siderurgia sarebbe arrivato il rigassificatore, sono rimasto un po' così. Piombino è stata beffata due volte, forse tre, avrebbe potuto aver diritto a una ripresa industriale. Poi parla anche ovviamente Vannino Chiti: mi colpisce che solo a Piombino la nave sia così dentro al porto, a ridosso di una zona trafficata per motivi turistici, ma anche che non sia stata presa in considerazione l'ipotesi di un noleggio che sarebbe costato meno. La trasparenza è fondamentale, così come il coinvolgimento della popolazione, e a Piombino tutto questo è mancato. Dunque duri e critici sia Vannino Chiti che Enrico Rossi sul ovviamente tema che riguarda il rigassificatore di Piombino. Poi ad Arezzo l'ecocolor Doppler, sì, ma a dicembre 2024. Arezzo, la risposta del CUP ASL a una richiesta di esame, e lei spiega: sono costretta a pagare. L'ASL Toscana Sud-Est per un ecocolor Doppler non urgente ha un'attesa minima di 8 mesi. La pandemia ha ulteriormente allungato le liste d'attesa della sanità toscana. Saluto in collegamento con noi dal suo ufficio nel Palazzo Comunale di Borgo San Lorenzo in provincia di Firenze il sindaco Paolo Boboni. Buongiorno sindaco e ben trovato. Buongiorno, buongiorno Andrea. Allora sindaco, lei che è stato pendolare, che ovviamente ben conosce i problemi
diciamo così, dei pendolari in Toscana, può sicuramente intervenire su una delle notizie che oggi troviamo in tutta la rassegna stampa locale, ovvero quello che è accaduto ieri alla stazione di Firenze Santa Marovella, poco dopo mezzogiorno, quando un altro treno è finito fuori dai binari, nessun ferito, convogli cancellati però per altri ritardi e ritardi per ore ed ore. Peraltro poi vedete la regione che chiede di fare chiarezza, perché questi non sono più episodi isolati, la stessa cosa chiedono i sindacati, l'avevano chiesto anche dopo quello che era accaduto per il deragliamento di un carro di un treno merci a Firenze Castello, ma non hanno avuto nessuna risposta di RFI. C'è un dato ovviamente che comunque va sottolineato in tutto questo, c'è un problema sicuramente di gestione da parte di Rete Ferroviaria Italiana, dei Trenitalia, della rete, questo è un tema, ma c'è anche un tema che va detto con grande franchezza, cioè in questi giorni in cui in Emilia Romagna purtroppo è successo qualcosa di grave e voi come sindaci del Mugello avete espresso subito solidarietà, però c'è l'esempio del fatto che intanto a Bologna c'è una stazione sotterranea dell'alta velocità e in superficie si sono liberati i binari per i treni regionali. Questo, diciamo, poi i treni deragliano lo stesso, però intanto avresti liberato una parte. A Firenze tutto questo non c'è per motivi che purtroppo ben sappiamo. Sindaco. Ma indubbiamente, ora, al di là della gravità di questi due episodi, che sono episodi gravi anche perché, diciamolo pure, è andata bene, perché le conseguenze potevano essere veramente molto, molto peggiori. Però è chiaro che c'è da una parte un tema di investimenti sulle infrastrutture che poi si ripercuotono evidentemente anche sulla puntualità dei treni, ma sulla puntualità dei treni questo si ripercuote a prescindere da questi due episodi. E lo ricordavi molto bene, purtroppo sugli investimenti delle infrastrutture siamo in ritardo di anni, cioè del sottoattraversamento alla stazione di Santa Maria Novella si parla da quando avevo i pantaloncini corti e fortunatamente ora perlomeno c'è una data e una scadenza, un avvio dei lavori e una scadenza dei lavori che sicuramente permetterà non solo di avere uno snodo più in sicurezza, ma permetterà anche di liberare i binari per quelli che sono treni regionali e questo ne beneficerà evidentemente anche la puntualità dei treni pendolari. Però io dico questo, io penso sia finito il tempo dei comunicati stampa e delle richieste di riunioni con i soggetti gestori. Qui bisogna agire evidentemente con gli strumenti che abbiamo, cominciando a far rispettare per quanto riguarda Trenitalia il contratto di servizio e per quanto riguarda RFI il cronoprogramma degli investimenti. Io ti faccio un esempio puntuale sul nostro territorio. Noi abbiamo firmato un protocollo d'intesa nel 2017 con 47 milioni di investimenti che riguardavano passaggi a livello, ammodernamento delle stazioni, ammodernamento tecnologico. Ad oggi con molta fatica è partito, credo, un cantiere su tutto il territorio del Mugello e della Val di Sieve, ci passaggi a livello, altri sono in fase di progettazione. Insomma, dopo 6 anni oggettivamente si vede ben poco. Cioè lei è insoddisfatto di quel documento firmato? Lei oggi è insoddisfatto? No, sono soddisfatto perché comunque siamo riusciti a ottenere delle risorse che tra l'altro davamo per perse. Questa era una partita dell'alta velocità, quindi siamo neanche negli anni 2000, siamo alla fine degli anni 90, dove venivano stanziati questi investimenti, che prima erano per l'elettrificazione della Faentina, poi per gli investimenti, quindi recuperare quegli investimenti è stato importante, addirittura si parlava di 31 milioni, sono 47. Il problema è che è passato più di un mandato da sindaco, per tutti i sindaci nostri, e alla fine i cantieri stentano a partire, e questo lo trovo oggettivamente inaccettabile, anche perché questi investimenti garantirebbero appunto quella sicurezza fondamentale, pensiamo a passaggi a livello, e anche un miglioramento della puntualità. Allora su questo io credo che tutti gli enti, a iniziare dalla regione, debbano in qualche modo alzare il livello del confronto, perché di riunioni se ne fanno tanti, ma se poi i risultati sono questi, io credo si debba cominciare a agire con i contratti, con le penali e con tutto quello che è in possesso della regione toscana rispetto a soggetti gestori. Senta, no, prima mentre la sentivo parlare, ma non si è mai sentito col sindaco di Piombino, perché forse sul tema delle compensazioni qualche indicazione gliela potete dare lei e altri sindaci? Allora, anche sulla vicenda Piombino, al netto che credo sia un investimento sacrosanto, perché, come dire, abbiamo sperimentato
spiegato molto bene quello che vuol dire la dipendenza delle risorse naturali da altri paesi. Però succede che poi alla fine il problema è che nessuno lo vuole, no, nel proprio giardino, nessun investimento. Noi l'abbiamo vissuto con il parco eolico, no, in Mugello, siamo tutti per la transizione ecologica, però quando ci tocca il nostro territorio si diventa tutti per il no. E questo oggettivamente credo non sia buona amministrazione, perché da una parte si risolve il problema, dall'altra bisogna valutare bene le opere di compensazione. D'altra parte, sul nostro territorio, appunto l'esperienza citavo prima dell'alta velocità, probabilmente anche sull'alta velocità, se invece una parte, diciamo, anche della politica del territoriale, invece che essere contrari a prescindere e poi comunque firmare gli accordi, si fosse fatto un lavoro sulle opere compensative e si fosse magari chiesto qualcosa in più, probabilmente oggi sul nostro territorio avremmo avuto uno sviluppo maggiore. Penso banalmente a una fermata dell'alta velocità in Mugello. Quanto avrebbe cambiato completamente anche la possibilità di sviluppo sul nostro territorio. Quindi non si può, no, fare i Greta Thunberg un giorno sì e un giorno però poi essere sempre contrari a qualunque cosa porti degli investimenti, che sicuramente non sono banali, sono impattanti, ma con il coinvolgimento di territorio, però alla fine bisogna anche decidere, perché altrimenti siamo sempre dopo 20 anni a fare gli stessi discorsi. Senta Sindaco, so che, tornando invece al tema del trasporto ferroviario, so che c'è anche un interessamento del segretario regionale del Partito Democratico, onorevole Fossi, sulla questione della linea Faentina. Vi siete sentiti? Cosa sta dando ovviamente questa serie di interlocuzioni? Ci siamo sentiti anche perché, diciamo, il tema dei disagi sulla Faentina non è un tema nuovo, è un tema che i sindaci del territorio e le amministrazioni stanno in qualche maniera cercando di provare a risolvere in questi anni. Certamente le risposte che ci sono arrivate ad oggi non sono certo soddisfacenti. Io ricordo che un anno fa, e credo non si fosse mai visto, 9 sindaci sono scesi addirittura in piazza per protestare contro i gravissimi disservizi che c'erano in quel periodo, ma che purtroppo periodicamente poi si ripropongono. Però anche su questo, bene segnalare disservizi, va benissimo evidentemente, però poi bisogna provare a trovare anche delle soluzioni, e noi su questo con la Regione Toscana per esempio stiamo lavorando anche per un aumento delle corse sulle nostre linee. C'era l'altro, voglio dire, anche concretamente un preventivo di spesa di quanto potrebbe costare un aumento di 3-4 linee al giorno, soprattutto nella fascia serale della nostra linea. Si tratta di una cifra intorno a 1.000.000 e 200.000 euro. Su questo credo che gli enti locali, ovviamente l'Unione dei Comuni del Mugello, la Regione Toscana, ma anche la città metropolitana, e su questo insomma abbiamo condiviso anche con il sindaco metropolitano Dario Nardella una linea d'azione. Bisogna fare evidentemente squadra, perché credo che per un investimento di 1.000.000, 1.500.000 sul nostro territorio, che garantirebbe comunque un aumento delle corse, una possibilità anche di sviluppo turistico, territoriale, anche di chi lavora, perché ad oggi chi lavora a Firenze in un negozio in centro e esce alle 9 non può tornare a casa con un mezzo pubblico. E quindi, prima di fare tutta una serie di ragionamenti che stiamo seguendo, che siano lo scudo verde e tutto il resto, bisogna prima garantire ai pendolari del Mugello, ma anche di tutte le altre zone, soprattutto delle zone che non sono toccate in questo momento dal sistema tranviario e non lo saranno nemmeno in futuro, davvero un'alternativa al mezzo privato, cosa che ad oggi purtroppo non c'è. Quindi il lavoro che anche vorremmo fare con il segretario regionale, anche con delle iniziative pubbliche, è quello di mettere nero su bianco quelle che sono le richieste. E ti dirò di più, come ho proposto alla regione, perché si capisce bene che poi alla fine, anche se credo insomma queste cifre in un bilancio regionale, se c'è la volontà si trovano, credo sia importante anche far passare un principio. Ci sono delle penalità nel contratto di servizio di Trenitalia che potrebbero essere utilizzate proprio per aumentare i servizi nelle zone più carenti come quelle del Mugello. Quindi una cosa che alla fine non porta nemmeno a un esborso
diretto, esatto, ma una compensazione rispetto alle penalità. Però queste penalità vanno chieste. C'è un contratto di servizio, c'è un gruppo tecnico che deve lavorare sulle penalità. Ovviamente i ritardi si vedono, quindi le penalità ci saranno senza ombra di dubbio, e quelle penalità investirle evidentemente in un miglioramento di trasporto. Noi su questo ci aspettiamo delle risposte dalla Regione Toscana e anche con il contributo di supporto della città metropolitana. Senta Sindaco, una cosa velocemente volevo chiederle. Vi siete sentiti poi con Nardella su quella sua proposta, diciamo, di portare gli studenti in Mugello? Ha avuto... Sì, su questa cosa ci siamo confrontati, tra l'altro come sindaci, diciamo, della città metropolitana abbiamo fatto più incontri, anche perché evidentemente manca un anno, no, di mandato a molti sindaci della città metropolitana, quindi abbiamo fatto diversi momenti di confronto su quelli che sono temi su cui vogliamo provare a lavorare in maniera prioritaria nell'ultimo anno, dai rifiuti ai trasporti. Ecco, il tema degli studentati, su cui tra l'altro anche il Comune di Firenze si sta muovendo, perché è chiaro che questo problema del caro affitti sta diventando un problema anche per la città di Firenze enorme, cioè stanze singole ormai vanno sui 700-800 euro, cioè qui stiamo, come dire, in qualche maniera selezionando i fuorisede, chi può studiare a Firenze, come così in altre città che devono avere una disponibilità economica enorme. Quindi noi sul piano operativo, tra l'altro, che è il vecchio piano regolatore, abbiamo inserito questa possibilità e io spero siano arrivate anche delle proposte che inizieremo a vagliare dalle prossime settimane. Però cosa condividiamo con il sindaco di Firenze e con la città metropolitana? Il fatto, e torno sempre lì, che senza una rete di collegamento diventa difficile per uno studente, certo, fuori sede poter prendere un appartamento in affitto a Borgo San Lorenzo, se alla fine davvero si fa una lezione un po' più tardi, oppure magari si volesse fermare a Firenze, non riesce a rientrare se non fino all'8 e mezzo. Quindi su questo credo si debba lavorare nell'ultimo anno, anche perché la partita di trasporto pubblico è una partita che in questo anno sarà fondamentale. Non ci dimentichiamo che c'è una gara regionale, io dico finalmente, con un gestore unico per tutta la regione, dico finalmente perché abbiamo un interlocutore regionale, ma sui lotti deboli, quelli a domanda debole come il Mugello, si apre ora una fase di ridefinizione anche di quello che è il trasporto su gomma, che evidentemente porterà anche a un recupero di chilometri. Quindi su questo bisogna fare un ragionamento, perché non possiamo correre il rischio che alcune zone del Mugello vengano servite meno anche sul trasporto su gomma. Poi mi si dice facciamo l'integrazione ferro-gomma, benissimo, prendiamo i chilometri degli autobus e portiamo le persone alle stazioni ferroviarie, ma se i treni continuano a essere quelli che abbiamo visto nelle ultime settimane, dove già praticamente a Borgo San Lorenzo ci sono le persone in piedi, mi chiedo quale prospettiva si può dare, quale alternativa si può dare. Allora, sì, da su questo bisogna lavorare. Sindaco, abbiamo l'ultimo minuto, giusto per invitare tutti i telespettatori e le telespettatrici a Vivi lo Sport a Borgo San Lorenzo, grande kermesse. Sì, a Vivi lo Sport a Borgo San Lorenzo, ieri abbiamo inaugurato questa 4 giorni di festa dello sport e del tempo libero, tra l'altro con Manuel Pasqual, con cui ci siamo un po' battibeccati in vista anche della finale, insomma, dell'Italia del 24, ma insomma, in maniera amichevole. Fino a domenica ci saranno tantissimi eventi, la possibilità per i ragazzi di provare tantissimi sport, e domenica mattina ci sarà un punto a cui tengo molto, presenteremo il progetto In Sport, con il quale con tante società sportive stiamo cercando di dare l'opportunità di fare sport a tutti i bambini e a tutti i ragazzi indipendentemente dalla loro abilità, quindi abbattere le barriere tramite lo sport, e questi 4 giorni sono veramente una festa dello sport, quindi invito tutti, insomma, a partecipare, perché troveranno veramente tantissime cose da fare e da provare. Grazie, fino a domenica Vivi lo Sport a Borgo San Lorenzo, grazie al sindaco Paolo Moboni che è stato con noi. Grazie a voi. Allora, a proposito di giovanissimi, questa storia che racconta la Nazione, scriversi con il Santo Padre, la storia che scalda il cuore della Toscana, il dialogo dell'amore, Giulio ha solo 10 anni e parla con Papa Bergoglio senza usare le parole. Un bambino con problemi di comunicazione scrive al Papa utilizzando simboli e disegni e riceve un messaggio di ringraziamento. Pregherò per te, la mamma
mamma per lui è stata un'emozione incredibile. La storia di questo bambino Giulio che racconta con smisurato orgoglio di come il figlio, 10 anni d'età, racconta la madre, che soffre di un importante problema di comunicazione, sia comunque riuscito ad aprire un dialogo con Papa Francesco. Vedete, lui praticamente manda questo questi disegni con queste parole, con il disegno a Papa Francesco, e gli ha risposto il messaggio del Vaticano di Papa Francesco. Quando ho portato a Roma in Vaticano il messaggio di Giulio pensavo che nessuno lo avrebbe letto, ha detto la madre, ma invece poi il Papa ha deciso di rispondere al piccolo. Andiamo avanti con i titoli del giorno, lo facciamo anche con La Nazione di Arezzo. Aziende a caccia di 8.000 dipendenti è il titolo, la previsione di un camere sul fabbisogno in provincia nei prossimi 2 mesi, più ragazze negli atenei. E poi a centropagina, Gino e i nazisti, il mio incubo, Massetti, l'unico superstite della strage di Falzano, i soldi non cancellano un orrore, questo per la legge che prevede risarcimenti per le vittime e i familiari degli eccidi nazisti. Smascherati è meglio, è il titolo della Nazione di Empoli, cade l'obbligo in ambulatori e ospedali della mascherina, ma vince la prudenza. E poi via la cassaforte, maxi furto in centro, colpo da 10.000 euro in una filiale di prestito, una telecamera può aver ripreso la fuga dei malviventi in auto, questo spiega la Nazione di Empoli. Andiamo anche sul Tirreno, partendo da Livorno. Erano disidratati e disorientati, sapevano che la fine era vicina. Maiordomo, il capo missione di emergency della nave Life Support che è arrivata nel porto di Livorno, di cui abbiamo dato notizia qua a Refresh, il capo che ha portato i migranti a Livorno, vanno chiamati naufraghi e vanno salvati, ma quel decreto è fatto per farli morire. Questa città ci accoglie sempre con sensibilità, ma se ci mandano a questa distanza le altre barche affonderanno, spiega ovviamente maiordomo intervistato dal Tirreno. Siamo ovviamente poi all'interno del Tirreno, nella parte regionale. Al pronto soccorso si muore di più. Dopo la pandemia, più 51% di decessi. I timori per il Covid fanno ritardare gli accessi dei pazienti più gravi, ma a pesare sul dato sono anche i tempi lunghi per trovare posto nei reparti. E poi noi in trincea tutti i giorni, fra fatica, battaglie e insulti, parla un'infermiera, ma ogni vita salvata è una vittoria. Ancora all'interno del quotidiano Il Tirreno, con le notizie che arrivano da Firenze, le parole di Nardella: si difendano le botteghe. Il sindaco lancia una proposta di riforma del commercio e del piccolo artigianato. Torniamo alla pianificazione a livello comunale per valutare le esigenze dei quartieri. E finisce qua questo appuntamento di Refresh. Noi vi diamo ovviamente il nostro buon fine settimana, buona giornata, e ci troviamo come sempre puntuali lunedì alle 6:50. Da Andrea Vignolini un saluto a tutti. Ale!